Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo qui sulla mia rubrica da giocatore a giocatore perché la scorsa volta abbiamo parlato di Octopath Traveler 2 e oggi parliamo di un titolo simile, ovvero Triangle Strategy. Triangle Strategy è l'ennesimo titolo pubblicato da Square Enix che riporta la famosissima tecnologia pixel art in HD2D. Quindi, così come Octopath Traveler, anche in questo titolo abbiamo un rimando al passato e soprattutto abbiamo anche l'innovazione dell'HD. Triangle Strategy, però, a differenza di un gioco come Octopath Traveler, è un po' più semplice dal punto di vista di gioco, dato che comunque la trama viene incentrata con dialoghi e le side quest vengono incentrate anch'esse su dialoghi. L'unico gameplay o comunque l'unica parte di gioco effettiva che si avrà all'interno di questo titolo saranno le battaglie. Battaglie che potranno essere più o meno semplici in base ovviamente alla difficoltà che avete intenzione di intraprendere. Devo dire che questa scelta mi ha un pochettino spiazzato all'inizio perché pensavo potesse effettivamente rendere noioso il tutto, però queste situazioni di dialogo e queste, diciamo, queste parentesi, queste grosse parentesi di storia verranno intervallate da momenti decisionali dove appunto avrete la possibilità di interagire con i vostri personaggi e con la bilancia del destino che vi consentirà appunto di prendere delle decisioni e indirizzare la vostra storia da un lato verso o verso l'altro. Quindi avrete comunque la possibilità di scegliere il vostro percorso da intraprendere e ovviamente andare a sbloccare poi personaggi, dialoghi e missioni extra in base ovviamente anche a quello che avete scelto. Questa è una cosa che in realtà mi ha affascinato molto, dato che io sono comunque un amante dei giochi dove bisogna scegliere, dove bisogna interagire, come ad esempio la saga di Life is Strange, di cui ovviamente parleremo anche in questo formato video. Però per quanto riguarda Triangle Strategy, questa è una cosa che sicuramente mi ha veramente colpito, perché non immaginavo possibile integrare una meccanica come questa in un gioco strutturato come Triangle Strategy. Quindi veramente bel colpo di genio e ovviamente una cosa che mi è piaciuta particolarmente. Per quanto riguarda le battaglie, ovviamente come suggerisce il titolo, stiamo parlando comunque di uno strategico molto simile a quelli che sono i Tactics, per chi magari ha familiarità con questo nome, dove abbiamo a disposizione una griglia che viene divisa ovviamente in diverse zone, dove avremo i nostri personaggi, i nostri avversari e poi la possibilità di poterci spostare, utilizzare le abilità, attaccare, difendere ed eliminare i nemici. Battaglie che ovviamente hanno i loro obiettivi, come eliminare per esempio tutti gli avversari, eliminare il boss, impedire a un nostro membro del party di perire all'interno di quella battaglia, quindi proteggerlo il più possibile, e tutte quelle varie meccaniche che all'interno dei Tactics o in generale dei giochi di strategia abbiamo visto e rivisto. Non abbiamo grossi salti per quanto riguarda ovviamente lo sviluppo e la produzione di questo titolo. È un gioco che fondamentalmente è abbastanza semplice, tra l'altro ripeto, la narrativa schematizzata con capitoli e con testi non dico infiniti ma comunque molto molto prolissi ci permette di stare attaccati allo schermo per diverse ore, ma mi sarei aspettato sinceramente un po' di gameplay in più. Avrei preferito un po' di gameplay in più, quindi diciamo che limitare la mia esperienza soltanto all'esplorazione, a quella piccola esplorazione di mappa che si può fare soltanto in determinate situazioni e interazioni con la bilancia del destino e poi le battaglie, sinceramente un pochettino mi hanno deluso. Capisco che comunque questo gioco è stato realizzato su delle console come per esempio la Switch, che probabilmente ha appoggiato appieno lo sviluppo di un titolo così spoglio, tra virgolette, per quanto riguarda il gameplay, però una volta traslato comunque anche sulle altre console, sinceramente mi sarei aspettato qualcosa di più. Io personalmente consiglio il gioco, personalmente mi è piaciuto molto, lo sto ancora giocando, ma abbiamo già diverse ore alle spalle perché lo sto giocando in live su Twitch. Posso comunque dire che
a chi piacciono i tactics, a chi piacciono gli strategici, è sicuramente una manna dal cielo, perché è comunque un titolo che ha una sua identità ed è comunque bello non solo da vedere come grafica, quindi non solo bello esteticamente, ma anche bello per quanto riguarda, diciamo, tutto lo sviluppo e quello che si può fare con i personaggi all'interno del gioco. Non c'è molto altro da dire, perché comunque questo titolo, ripeto, nella sua semplicità è comunque un titolo validissimo. Io, oltre che consigliarlo, magari vi direi anche di prenderlo con qualche sconticino. Non lo pagherei a prezzo pieno, se devo essere sincero, quindi preferirei magari farvi risparmiare qualche soldino, perché vale la pena giocarlo, ma non lo pagherei la cifra con la quale viene venduto in questa maniera. Quindi preferirei farvi risparmiare qualche cosina di soldi, soprattutto se state giocando sulle console. Su PC probabilmente qualcosa la trovate anche a meno. Se volete, c'è in descrizione anche il codice, o per meglio dire c'è il link diretto di Instant Gaming con il mio profilo, proprio per permettervi magari di usufruire di qualche prezzo scontato, ma dando anche una mano a me e al canale. Quindi vi invito magari a dare un'occhiata e, qualora lo possiate trovare di vostro interesse, acquistarlo anche dando una mano al canale. Detto ciò, non c'è nient'altro che vi voglio dire. Penso di aver già detto tutto il necessario per quanto riguarda questo gioco. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate di questo titolo, cosa avete apprezzato, cosa non avete apprezzato, e per il resto direi che noi, come sempre, ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Bye bye.